Antonio Gozzi, l'hanno chiamata la tempesta perfetta, quella che ha generato questo aumento dei prezzi del gas naturale e conseguentemente dell'energia elettrica. Può cercare di aiutarci a capire quali sono state le cause? Ma come sempre succede nelle tempeste perfette, le cause sono molteplici. Intanto c'è stato un rimbalzo molto forte di tutte le economie mondiali del post-Covid, che ripartendo hanno determinato una crescita molto forte della domanda di energia. Quando parliamo di domanda di energia, naturalmente parliamo di domanda di energia elettrica, di gas, di petrolio, eccetera. L'offerta di energia ha fatto un po' fatica ad adeguarsi a questa crescita della domanda. Perché? Beh, perché anche le industrie energetiche erano state colpite dal Covid, quindi ci sono stati problemi di manutenzione, problemi di gestione degli impianti con poca gente, come vediamo 73 treni aboliti ieri per mancanza di personale, negli impianti di produzione di energia elettrica e gas è successa la stessa cosa. Quindi squilibrio tra domanda e offerta che ha determinato una prima tensione sui prezzi. In Europa sono avvenute delle cose molto importanti, la chiusura del più grande giacimento di gas sul continente europeo per esaurimento nel corso del 2021, Groningen in Olanda, il fatto che le grandi oil company negli ultimi 5 anni hanno investito sempre meno in ricerca e sviluppo di pozzi, anche di gas e di idrocarburi. Perché? Perché quest'onda ambientalista, ecologista, ha investito anche i mercati finanziari e per cui tutte le volte che una oil company annunciava la scoperta di un pozzo di gas, il suo titolo in borsa invece che salire scendeva e poi non riusciva a finanziare i lavori per lo sfruttamento del pozzo perché molte banche si rifiutavano di finanziare. E questo naturalmente ha ridotto ulteriormente l'offerta. Perché se non si fa ricerca e sviluppo, e questo è particolarmente negativo e particolarmente irrazionale su una materia come il gas. Solo dopo 2 anni di dibattito molto intenso a livello europeo, il gas è stato accolto come vera energia della transizione energetica. Se si vogliono chiudere le centrali a carbone, che sono diciamo così il vero strumento inquinante, il vero strumento di emissione di tonnellate enormi di CO2, lo strumento è il gas, non può che essere il gas, perché non si vive di solo rinnovabili, naturalmente si cerca di aumentare gli investimenti nelle rinnovabili, ma il caso italiano è emblematico della difficoltà di crescere con le rinnovabili. Perché? Perché non si riescono più a ottenere autorizzazioni né per fare campi fotovoltaici né per fare torri eoliche. E perché? Beh, perché l'Italia è il bel paese e è difficile pensare di coprire le colline del Chianti con pannelli fotovoltaici o mettere torri eoliche nella piana di Agrigento. E piane di Agrigento e colline del Chianti in Italia ce ne sono tantissime. Quindi c'è certamente rallentamento burocratico. Ma c'è anche, non si può criminalizzare troppo le sovrintendenze perché l'Italia è il bel paese e allora bisogna prendere atto di questa situazione, rendersi conto quindi che non tutto si può fare con le rinnovabili e se non tutto si può fare con le rinnovabili bisogna dire quali sono le fonti alternative e a me sembra che quella del gas sia la migliore di tutte, naturalmente non è così buona come l'eolico e il solare perché ha una certa emissione molto ridotta di CO2, ma ancora un'emissione di CO2, e però rispetto all'eolico e al rinnovabile, che non sono programmabili, perché ovviamente quando non c'è vento e quando non c'è sole non c'è energia, invece il gas consente di poter avere l'energia sempre, in particolare nei momenti in cui il fotovoltaico e l'eolico non funzionano. C'è stata una grande battaglia ideologica, c'è stato un grandissimo estremismo ideologico che ha condizionato l'Europa, che ha fatto fare molti errori all'Europa e che ha provocato la tempesta perfetta. Uno dei grandi errori, ad esempio, è il rapporto con la Russia.
L'Europa dipende per il 60% dal gas russo. E questa situazione è frutto di una scelta fatta dall'Europa, perché quando qualche anno fa gli americani proponevano agli europei di diminuire la loro dipendenza dal gas russo e di comprare navi di LNG dagli Stati Uniti, che avevano scoperto questa nuova fonte di energia, lo shale gas, cioè il gas di scisto, gli europei si sono rifiutati di farlo. E non solo si sono rifiutati di farlo, ma hanno investito su un enorme pipeline che scende dalla Russia nel Mare del Nord e arriva alla Germania, che si chiama Nord Stream 2, che ovviamente ha aumentato la dipendenza dalla Russia. Allora, la Russia è un fornitore strategico. Nei confronti di un fornitore strategico si possono fare due cose: o sei capace a sostituirlo e a diminuire il suo potere contrattuale, o se non sei capace di farlo perché hai fatto delle scelte che ti obbligano a rifornirti da lui, non puoi insolentirlo e provocarlo tutti i giorni. E quello che è successo in Europa negli ultimi mesi invece è stato proprio questo. L'esempio emblematico è che i tedeschi, dopo aver investito coi russi sulla realizzazione del Nord Stream, oggi sono quelli che non lo vogliono fare partire. Le autorità tedesche dell'energia stanno perdendo tempo, per cui un'infrastruttura finita in cui il gas potrebbe essere già messo e arrivare tranquillamente in Germania, per ragioni autorizzative e burocratiche, di lentezze, non parte. In più si è innestata una questione politica, che è la questione politica dell'Ucraina. Allora, è chiaro che il popolo, la nazione ucraina, ha diritto di vivere in libertà e protetta dalle mire e dall'espansionismo russo. Questo è fuori discussione, e quindi le tensioni che si sono accumulate ai confini dell'Ucraina nord, perché i russi hanno ammassato truppe, mezzi a quel confine in maniera un po' minacciosa, certamente preoccupano. È altrettanto vero però che la questione posta dai russi ormai da tantissimo tempo, e cioè la questione dei confini della NATO. È emerso che subito dopo la caduta del muro di Berlino ci fu un accordo segreto tra Kohl e Yeltsin, che è venuto a conoscenza poco tempo fa, in cui gli occidentali avevano garantito ai russi che i paesi dell'ex cortina di ferro, dell'ex blocco sovietico, non sarebbero mai diventati membri della NATO. Ed era un patto logico. L'ambiguità occidentale europea ha fatto finta di dimenticare quell'accordo, e quindi ogni tanto viene fuori che anche l'Ucraina potrebbe entrare nell'alleanza militare atlantica, il che significa che missili di teatro nucleari potrebbero essere schierati a Kiev o ancora più vicini a Mosca, e credo che questo non vada bene. Gli occidentali hanno reagito con forza all'inizio, nella fine degli anni Ottanta, quando, vi ricordate, i russi schierarono missili puntati contro l'Europa. Giustamente reagimmo con forza, perché sentimmo quella cosa come una minaccia. La situazione è invertita, e quindi bisogna comprenderla. Cosa c'entra con l'energia? C'entra assai, perché è chiaro che queste tensioni geopolitiche sull'Ucraina condizionano la Russia a fornire un po' meno gas all'Occidente. La Russia sta fornendo il gas dei contratti a lungo termine, sta rispettando tutti i contratti a lungo termine, però non mette gas ulteriore che negli anni precedenti veniva messo, soprattutto sulle piattaforme di trading del cosiddetto spot market, cioè del market del giorno ucraine e polacche. Quel gas lì oggi non c'è più, probabilmente i russi usano questa rarefazione della fornitura di gas da una parte per cercare di accelerare l'entrata in funzione
del Nord Stream e dall'altra parte per cercare di evitare e di confermare un tema di sicurezza russa che è sul tavolo. Io credo che da questo punto di vista, l'ho anche scritto su Piazza Levante, devo dire che mi sono stupito perché l'idea che ho avuto era un'idea buona, tant'è vero che poi è successo qualcosa, non certo per il mio articolo su Piazza Levante, ma perché forse avevo visto giusto. Ho scritto 10 giorni fa che secondo me l'Italia di Draghi ha un ruolo molto importante da giocare in Europa, per far ragionare gli europei e per farli ragionare in maniera razionale e pragmatica su due terreni. Primo, un approccio alla transizione ecologica, energetica, non ideologico, non religioso, ma razionale e pragmatico, volto a ottenere il risultato, a confermare che esiste il cambiamento climatico, che bisogna lavorare contro il cambiamento climatico, ma bisogna farlo con le imprese, con la tecnologia e non con slogan, perché sennò il bla bla, l'ho già detto l'altra volta, non è di questo approccio, è della Greta Thunberg e dei suoi seguaci che fanno del bla bla, ma poi non trovano soluzioni, mentre invece bisogna trovare soluzioni concrete. Draghi l'ha fatto con molta forza a Glasgow, perché nella conferenza stampa di inizio dei lavori di Glasgow ha per esempio troncato un dibattito tutto interno che c'era in Italia sulla neutralità tecnologica, che vuol dire che c'erano alcuni estremisti che parlavano che solo di elettrificazione, e c'è un approccio invece più razionale, più largo, che dice che tutte le tecnologie che servono per ridurre le CO2 sono buone e vanno utilizzate. Dopo un dibattito faticosissimo, Draghi ha chiuso questo dibattito dicendo non bastano solo le rinnovabili, quindi non basta solo l'elettrificazione, occorrono altre tecnologie e prima fra tutte la cattura delle CO2, cioè ci sono tecnologie che consentono sui grandi impianti industriali che emettono CO2 di catturarle e di sequestrarle e di interrarle o di trasformarle in prodotti utili all'economia e alla società. Secondo, Draghi deve aver fatto qualcosa nei confronti della distensione tra Europa, Occidente e Russia. Se è vero che Putin qualche giorno fa, non so se l'avete notato, ha dichiarato che l'Italia può svolgere un ruolo molto importante nel tentativo di trovare una soluzione pacifica, una soluzione in cui la sicurezza di tutti venga riconfermata. E questo è molto importante per l'Italia, perché vuol dire che in un'Europa molto confusa, il fatto che non ci sia più la Merkel è un grave danno, perché la Merkel ha rappresentato un grande punto di equilibrio delle politiche europee, e che quindi ci sia una Germania un po' confusa. Non a caso la nuova ministra degli esteri tedesca, sconosciuta ai più, come prima mossa ha fatto una gaffe dicendo che il Nord Stream è legato alla situazione della crisi politica in Ucraina. Il giorno dopo il gas è schizzato di altri $20 a megawattora. La Francia è impegnata nella campagna elettorale per il rinnovo della presidenza della Repubblica, quindi l'Inghilterra non è più, la Gran Bretagna non è più nel novero delle nazioni europee. Effettivamente l'Italia con Draghi è un pilastro di questa Europa e quindi c'è un grande spazio per noi. Ecco, io volevo chiedere anche questo. L'altro giorno a Brescia c'è stata una manifestazione organizzata da diverse associazioni che raggruppano le realtà produttive del paese. C'eravate anche voi come Federacciai, cosa chiedete al governo? C'erano tutte le aziende del comparto energivoro che io ho organizzato, come sapete, nell'ultimo anno attorno ai temi della decarbonizzazione e a quello che si deve fare per decarbonizzare, per far vedere che non siamo dei dinosauri giurassici che non capiscono la realtà, che vogliamo decarbonizzare, ma che dobbiamo farlo in maniera da far sopravvivere le nostre aziende, perché la migliore forma di decarbonizzare è chiudere tutto e morire tutto, però poi questa è la strada della decrescita infelice, no? E quindi bisogna riuscire a decarbonizzare e a mantenere le attività industriali aperte. Quindi acciaio, chimica, cemento, vetro, carta, ceramica sono
settori che vivono di energia e che quindi oggi stanno soffrendo in maniera terribile la crisi. Cosa vuol dire soffrire in maniera terribile? Vuol dire che le attività si fermano. Approfittando del periodo natalizio, tutti questi settori, tutte le fabbriche di questi settori praticamente sono fermi per un mese. Noi abbiamo chiuso per esempio a Brescia il 15 dicembre e riapriremo il 15 gennaio e vedo che tutti gli altri hanno fatto grosso modo lo stesso. C'è un grido di dolore nei confronti del governo, perché il governo oggi comprensibilmente si è occupato dei rincari delle bollette dell'energia elettrica e del gas per le famiglie, ma fino ad oggi non c'è stata una politica per le imprese. Allora, queste imprese che le ho citato, questi settori che le ho citato, che sono energivori, fanno più di 80 miliardi di PIL, di fatturato, che sono grosso modo il 5-6% del PIL nazionale. Occupano tra diretti e indiretti più di 700.000 persone. Rappresentano il 60%, esportano più del 65% di ciò che producono. Quindi hanno un'importanza enorme sulla bilancia commerciale italiana. Beh, immaginare un collasso di tutte queste attività significa un disastro nazionale, significa contrazione della crescita, problemi occupazionali molto forti, cassa integrazione, quindi ulteriori oneri per lo Stato, e quindi bisogna assolutamente evitarlo. Come? Beh, ci sono tutta una serie di misure che possono essere assunte. Confindustria ha indicato al Presidente Draghi una serie di misure, adesso non entro nelle tecnicalità perché non interessano ai telespettatori, però il messaggio che voglio dare è che è possibile aiutare le imprese, accompagnare le imprese in questo momento così difficile. Credo che il governo Draghi lo farà. Ecco, per le famiglie c'è anche un altro problema, che è quello di un appiattimento della concorrenza. Da cosa è generato questo meccanismo? E questa è una domanda molto importante e giusta. La tempesta perfetta ha provocato tra l'altro una serie di fallimenti negli operatori piccoli e medi che vendono energia elettrica e gas. Perché sono avvenuti questi fallimenti? Ma perché questi operatori si erano impegnati a vendere alla signora Maria l'elettricità a 100 euro e quando sono dovuti andarla a comprare per fornire alla signora Maria si sono trovati a doverla comprare a 200 euro. In una situazione del genere, se non si hanno le spalle forti e robuste, se non si riesce a gestire bene questo drammatico passaggio, si fallisce. Il fallimento di tantissimi operatori piccoli e medi comporta la scomparsa di quel poco di mercato elettrico e del gas che si era riusciti a costruire in Italia. Non dimentichiamo che la presenza di una molteplicità di operatori e quindi non di un regime di monopolio o oligopolio va a favore dei consumatori, perché i consumatori hanno più scelta, c'è più concorrenza e quindi pagano meno energia elettrica e gas. La situazione che si profila è un neomonopolio dell'Enel, che è inaccettabile, perché un conto è un monopolio pubblico controllato dal governo e dal Parlamento, un conto è un monopolio privato con molti minori controlli, che ha un potere sconfinato sugli organi di stampa, ad esempio, attraverso giganteschi budget pubblicitari. Voi leggete qualcosa, qualche critica, qualche censura ai comportamenti tendenzialmente monopolistici di quello che si definisce l'incumbent, un termine inglese che vuol dire il monopolista? No, si legge poco. E quindi c'è un tema di controllo, c'è un tema di controllo degli extra profitti. Il Presidente del Consiglio non a caso è arrivato a evocare il fatto che i grandi produttori di energia nel nostro paese, soprattutto l'Enel, ma anche l'Eni in parte, debbono contribuire ad alleviare i problemi delle famiglie e delle imprese contribuendo con una tassa straordinaria sui loro extra profitti, perché in questo momento questi grandi gruppi stanno facendo extra profitti. Ecco, un'ultima questione. Secondo gli analisti ne usciremo alla fine del 2022. Cosa ne pensa? Allora, diciamo che questa visione è stata la visione dell'autunno.
della crisi autunnale, in cui si diceva, vabbè, è una crisi invernale, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gas. Tutti speriamo che il tempo sia sempre come oggi e che non arrivi un inverno freddissimo, perché se arriva un inverno freddo ci saranno degli altri spike nel prezzo del gas. Io sono un po' più prudente, nel senso che credo che naturalmente c'è una componente stagionale di questa vicenda e una componente geopolitica che abbiamo ricordato prima. Però sono convinto che ci sarà un aumento, anche quando sarà finita la tempesta perfetta e le acque ritorneranno più o meno calme, il livello del mare sarà un po' più alto, nel senso che i prezzi dell'energia elettrica e del gas non torneranno ad essere quelli che abbiamo conosciuto negli anni passati, sostanzialmente bassi, fino a quando, soprattutto in Europa, non si capirà la dimensione, i costi e i tempi della transizione. Questo è il vero nodo, nel senso che gli europei devono fare i conti con se stessi, non rincorrere nuove idee o nuove religioni e affrontare il tema della transizione ecologica con pragmatismo e razionalità. Fino a quando questo non avverrà, temo che i prezzi dell'energia continueranno a essere molto elevati, ed è un paradosso, perché prezzi elevati dell'energia rischiano di drenare risorse a famiglie e imprese che potrebbero essere opportunamente giocate per migliorare il footprint carbonico. Faccio un esempio. È chiaro che comprare una macchina elettrica oggi comporta una spesa addizionale rispetto alle automobili endotermiche, cioè a benzina o a gas. Ma se quel delta di quattrini che io devo impiegare o avrei impiegato per acquistare un'auto elettrica e quindi dare il mio contributo alla decarbonizzazione del sistema, se l'è mangiato il rincaro delle bollette, ecco che io l'auto elettrica non la posso più comprare. E quindi vedete che è un circolo vizioso. Quindi siamo tutti interessati alle rinnovabili, dobbiamo fare più rinnovabili che possiamo, però dobbiamo anche capire che il gas è una materia prima insostituibile nella transizione energetica, e quindi dobbiamo avere la forza mentale e culturale per declinare questo approccio, che è un approccio razionale.